Trentria di gara 1, 25 giri, Laguna Seca, pronti, partenza con Jonathan e Sykes che gli chiude la porta in faccia a muso duro e Davis esterno, attenzione con Davis che si infila davanti a Jonathan Ray. E Melandri quarto, due Kawasaki e due Ducati. È Laverty quarto, Melandri è un po' più indietro, quinta posizione per lui. Poi c'è una moto che è quella di Mercado che precede l'altra Ducati, che è quello, l'altra Ducati di Barney, guidata da Xavi Forest, e poi la MVF4 RC di Leon Camier. Inquadrata è dietro Camier, l'aprile Salvadori, Jonathan Ray a muso duro, attacca e risponde Davis, botte risposta a scambio ad una curva flat molto difficile e impegnativa. Si va su per la salita del cavatappi da compiere per la prima volta. Passato. E Melandri conquista la quarta posizione in salita, uscita magnifica di Melandri che scavalca l'Aprilia di Eugene Laverty. Anche perché i primi tre se ne stanno già andando, avete visto, ha già un ritardo di 6 decimi Melandri sul terzo intertempo. Attacco. Questi hanno una fretta boia. Attacco alla 11 e dentro secondo Jonathan Ray, risponde Chas Davis nel lungo rettilineo, grande accelerazione del bicilindrico. Lungo e rettilineo sono due cose lungo, che alla non è seca non c'è rettilineo solo. Non è, si va all'Andretti Airpin con Davis che deve subito, va largo, si impila, no ai, è differenza di traiettoria, ma dentro risponde e secondo Chas Davis si infila ancora tra le due Kawasaki, tenta la fuga alla grande un bravissimo Sykes che ha sfruttato magnificamente la sua pole position numero 41. Melandri molto bene, sta recuperando, poi Laverty, Mercado, Forest, Camier, Salvadori, Torres, Lowes, Van de Marck, Van de Marck, Krumenacker tredicesimo, quattordicesimo De Angelis e fuori dalla zona punti De Rosa. Malissimo le due Yamaha ufficiali, Lowes undicesimo, Van de Marck dodicesimo, partenza disastrosa per il team Yamaha World Superbike Pata. Mentre è settimo Mercado con l'altra priglia del team Yodo, sta facendo veramente un lavoro eccezionale, davvero. Mentre qui se le stanno dando oramai di santa ragione. Sì, qui prosegue, c'è l'attacco a Cavatappi, Ducati al comando, ci prova Ray, fantastico duello, Ray dentro alla Ray nei micidiale sorpasso da paura di Jonathan Ray su Sykes alla Rainey, mentre Chas Davis il sorpasso lo ha fatto al cavatappi. E questa lotta potrebbe riportare un pochino sotto Marco Melandri. Si è chiuso lo sterzo, è rimasto in piedi per miracolo. Chas Davis prosegue sempre sul filo del rasoio. Eccolo qui l'attacco, ha trovato lo spazio, ci prova, ma si trova esterno, bravo è stato qui Johnny, perché qui a interno lì è alla Rainey veramente da pelo micidiale, è l'erede di Luca Cadalora, il re della Rainey, è il re di Laguna Seca, Luca Cadalora con la sua Yamaha 500, vedete che qui spalanca e gli rimane affiancato. Anche se all'esterno esterno. Micidiale azione di Jonathan Ray che nel discesone spalanca e sa che ha una curva difficilissima. Provando al cavatappi. Lui che tra l'altro ha fatto la sua scuola in America, perché non ha corso nel BSB. Ha corso nelle EMA. Due e mezzo. Conosce perfettamente, conosce l'ambiente anche. Dentro. Traverso, niente. Splendido. Splendido alla Rainey, l'ha data su un secondo, impossibile recuperarlo in tre curve, la 10, la 11 e davanti alla Di Domenicali con la livrea dell'ultima creatura di Borgo Panigale, la Panigale guidata da Chas Davis vince voilà. Gara 1 mondiale Superbike, la gara numero 29 della storia di Laguna Seca.
bravissimo, no bravissimo, eroico ragazzi, fantasmagorico, ha una frattura vertebrale, credo un po' di dolorini ce li abbia ancora alla schiena, Marco e non può, Melandri quarto, non contento, no, fuori dal podio, testa. Davis vince su Ray e Sykes, attenzione che arriva la banda con Fordy Torres, con Forest, con Camier, vero, sesto al traguardo, Torres settimo, Van de Mark ottavo, Mercado nono, Savadori decimo. Ora aspettiamo le due onda con Bradley e Ramos, eccole qua. Arriva anche De Rosa che dovrebbe riuscire a mettersi davanti a De Angelis. Davvero, bravo anche De Angelis però. 14. Bravo De Rosa. E appunti Gagne.